Dunisiani, oggi siamo in questo nuovo video della vanilla di Minecraft perché giocheremo senza niente nell'inventario, proprio come mi avete detto sotto nei commenti di Minecraft, cioè volevo dire dello scorso video, perché di Minecraft non si sa. Se vedrete tutto quanto strano qua la webcam è perché sono uno youtuber molto bravo e professionale. Allora, no, io seriamente mi sto facendo dubbi se mi state vedendo oppure no. Vabbè, comunque, quest'oggi andremo in giro per la notte, ok? Per la notte di Minecraft, perché in questa notte... Porca miseriocciola! Sarà super complicata, perché dovremo affrontare ostacoli, tipo i mob. E guardate qua, se non mi credete. Siamo in modalità hard. Hard. Proprio... come quando tu giochi a Minecraft e muori, proprio così. E noi non abbiamo niente, nemmeno una spada nella mano. Cioè, voi vi rendete conto di quanto difficile sarà sopravvivere questa notte? Però prima ci dobbiamo trovare un posto per sopravvivere, ok? Per dire, oh, guarda, adesso mi stabilisco qua. E poi però mi devo muovere perché non è che posso restare sempre nello stesso posto, perché altrimenti, scusate, ma non è possibile, cioè... allora... Non, cioè, se no è come barare. Allora non voglio barare. Mi sa che siamo nello stesso posto di un po' di tempo fa, se non mi sbaglio. Anche se non ci sto più vedendo niente, perché questa luce simpatica mi sta accecando. Sicuramente perderò gli occhi, ma non è questo il giorno. Passiamo alla notte immediatamente, forza. Ok. La notte si è imbattuta sulle nostre chiappette. Proprio là si è imbattuta, perché adesso ovviamente io la night vision non ve lo dico, non ve lo dico nemmeno, però sicuramente qua, porca miseria, sarà complicatissimo sopravvivere tunisiani. Cioè, voi non avete la minima idea, io devo tipo sollevarmi, non so se mi riesco a sollevare ancora un po', magari riesco, Olè! Tanto nei video in diretta, no? Tutto quanto in diretta, sì! Non tagliamo niente. Allora... vediamo se riusciamo a sopravvivere per queste 24 ore o comunque per questa notte senza niente dentro l'inventario, come potete vedere, a parte il cibo, perché ovviamente se qualche mob mi attacca, e mi attaccherà sicuramente, morirò se non recupero vita. Però dobbiamo vincerla questa sfida, perché non è che possiamo fare la sfida e basta. Scusate, allora che senso ha? Scusate, destra e sinistra. Mannaggia Gian Giuberto. Mannaggia Strizza la pizza. Strizza la pizza, quello schifo. Vai via, tu brutto schifoso. Ah! Aia. Penso di avere leggermente sbagliato. Però comunque la sfida non è finita, perché dobbiamo ancora sopravvivere per queste ore. Però prima vado a mettere un attimo... Porca miseria, esatto, viene inseguito dai mostri. Devo mettere... la night vision, non so parlare! Eccomi qua! Sono ritornato perché mi sono messo la night vision. Quanto è buona la night vision per me. Allora, come ho detto, dobbiamo andare in giro. Ovviamente l'abbiamo persa, però non è che... cioè, nel senso... non è che adesso io posso chiudere il video perché è ancora notte. E voi non pensate alle conseguenze. Cosa succede dopo se chiudo il video se è ancora notte? Poi dopo magari arrivano gli astri che mi uccidono, perché dicono: ah, fai schifo Dunis. Ciao mucca, come stai? Se fai schifo vai via. Allora, adesso vedete quel creeper laggiù, riuscite a scrutarlo con i vostri occhi da cavallo. Da persone, nel senso, magari potevate offendervi perché sto per dire occhi da cavallo. Vai via, creeper. Scherzo, ovviamente avete degli occhi bellissimi da persona umana, ovviamente. Pure per applaudire, no? Perfetto, perfetto, sì. Ma assolutamente, Dunis, ma tanto non sei già morto 20 volte, no, affatto. Però tranquilli che adesso guardate cosa gli facciamo a questo zombie, Devo cliccare di meno con la tastiera, sennò poi dopo ho notato che si sente nel video un casino. Ciao, proprio come questi zombie stanno facendo un casino, che porca miseria, non è possibile. Ma uno di quei casini, che porca miseria è la madinnanna. No, voi mi volete morto, vero? Mi sa di sì. Ma scusate, ma io non ho cibo. Come facciamo a sopravvivere? Devo per forza andare ad uccidere qualche... ecco, tipo il polletto, vieni qua. Mi spiace, lo so che... No. Allora, tu devi venire qua immediatamente, perché non posso inseguirti per tutta la mappa. Scusami tanto, ma...
Mi sta... Ehi! Ma è scema! Oh! Ma non ti permettere mica, brutta schifosa, che io so che fai schifo proprio come le tue sorelle streghe. Lo sapete? Quelle streghe schifose, guardala là, guardala là. Madonna, non mi far dire strega schifosa. Oh, allora, forza! Non rompete le scale. Ah, eccoti qua. Eccoti qua. Mucchina, mi spiace, sei la mia amica, ma devi darmi da mangiare, grazie. Che brutta persona che sono comunque. Ho appena ucciso la mia amica Rosalina, che è una mucca ovviamente, cioè nel senso, certo che suona proprio male, sembra che abbia davvero, no dai su, non diciamo cavolo. Allora c'è una strega che comunque mi sta seguendo da 30 km praticamente, io non lo so, alla fine del video avrò ancora questa strega a dietro. No scusate, ma mi sta prendendo per il sede. Ma cioè, guarda, ma scusate, ma è normale? Ma questa qua è demoniaca, mi ha dato il... no. No, scusate, dai, ma che caspita è? Ma è il demonio che mi continua a seguire? Ma allora dimmelo, scusami, che mi vuoi vedere morto. Ma che caspita è? Ma te ne vai via, scrofa, mannara, Te ne vai... Mi spieghi... Madonna. Cioè, avete visto là con la sua mano, tipo... Tutto così, no? Ma te... perché non te la metti nel sedere, quella ampolla di veleno? È una buona idea secondo me. Ma porca miseria. Ma porca miseria. Sti caspita di comandi qua che della Night Vision. Ma vai un po' a... Non dico affatto. Ma io dove caspita sono morto l'ultima volta, scusate. Questo giorno si sveglia ad arrivare. Mannaggia a lui. Mannaggia al giorno, scusatemi. Perché io sono qua che sto per morire come una scrofa in... come una scrofa, diciamo. Perché non voglio dire cose troppo cattive qua su YouTube. Perché poi dopo... Perché stavo per dire come una scrofa incinta. Perché secondo me fa ridere. Cioè immaginate che una scrofa incinta. A me fa ridere, non lo so. Sarò strano io. Può darsi, sicuramente ho delle problematiche mentali seriamente gravi. Può essere, forse anche per questo devo chiamare lo psichiatra. Perché devo capire, no, che difficoltà io abbia. Ad ogni modo, comunque, ognuno ha le sue difficoltà. Ma vai a ca... vai a quel paese, per non dire altro. Ad ogni modo, stavo dicendo, ognuno ha le sue difficoltà ed ognuno dovrebbe andare dallo psichiatra. No, scherzo. Quindi, no, cioè, dico, ognuno deve parlare con un professionista della salute mentale, proprio... Non so, sto parlando a caso, non sto dicendo che voi siate malati... Posso dire che probabilmente con questo video perderò la metà degli iscritti, perché ho appena detto ad alcuni... Non offendetevi, io scherzo, nel senso è ovvio che non avete né disturbi mentali né, diciamo, occhi da cavallo. È ovvio questa cosa, ma... Oh, porca miseria. Tanto ormai, come se non fosse niente, no? E tanto ormai vi faccio pure vedere il comando, tanto, ma tanto sapete che io uso il comando perché sennò voi non vedete niente, no? Cioè, non è che sto qua a tagliare le parti, mannare, porca miseria, dove io metto i comandi, perché sennò è come dire, oh, guardate, io ho preso, ma vai a quel paese che non hai preso niente, è semplice... Ma sto parlando a caso, ma scusate, ma probabilmente, ma siete ancora qui? Scusate, chi è rimasto qua? In questo video, che ci sono stato io, che ho camminato per tutto il tempo, non ho fatto letteralmente niente. Ho camminato in giro per la morte e per la notte sono morto 30 volte. La sfida l'ho sicuramente persa. Se c'è qualcuno che è arrivato fino a questo punto del video, non so, mi scriva foglia nei commenti, così gli do un premio, un premio che sarebbe il cuoricino e anche un grande grazie, perché cioè, sinceramente io mi sarei annoiato già da mezz'ora fa praticamente. E vi capisco se avete uscito questo... Vabbè, parliamo in modo strano. Se avete uscito questo video, vi capisco perfettamente, perché io sto morendo. Beh, insomma, tunisiani, che dire? La vita è magica. Soprattutto no, quando vivi. Allora tu, maiale schifoso, vattene via immediatamente, cretino schifoso, se no me la prendo con... Madonna di quella... No, non stavo per dire una brutta cosa, ovviamente, perché... No, ovviamente, allora non pensate brutte cose, perché non le dico mai, non dite mai brutte cose, mi raccomando, perché se no siete brutte persone, se le dite. Quindi, mi raccomando, io non dico mai brutte cose, nemmeno voi fatelo, perché se no poi è brutto, no? E non è bello, ecco, quando uno dice cose brutte. Comunque, ovviamente se scappa la parolaccia, vabbè, chi se ne frega, no? Perché a tutti può capitare, anche a me spesso capita di far scappare una parolaccia, ma nel senso tutto qua, non è che... Non è che mi metto a dire qualcos'altro più brutto, no? Tipo...
Vabbè, non le nomino nemmeno perché sono cose proprio brutte, no? Che potrebbero offendere le persone. Mi sta piacendo il video così educativo come lo sto facendo. Veramente mi sto stupendo di me stesso, anche se dovrei... Cioè, io letteralmente in questo... Scusate, Donizani, mo mi spiegate che caspita ho fatto in questo video. Perché in questo video ho fatto semplicemente che praticamente ho camminato per tutta la mappa. Sono morto 34 volte ormai. Aggiungiamone altre 4 in più. Ho perso tutti i miei livelli. Vi ho fatto, non lo so, vi ho chiamati occhi da cavallo e ho detto che avete gli disturbi mentali. Ovviamente scherzo, nessuno ha, stavo solo scherzando, vi voglio un sacco bene. Vi do anche il cuoricino, vi voglio tanto bene. Ovviamente vi ringrazio anche per tutto quanto il supporto che ogni momento singolissimo mi date. Grazie mille Dunisiani a tutti quanti. Però vabbè, direi che questo video possa finire qua. Possiamo considerarlo anche come un mezzo fallimento. Porca miseria, mucca, vieni immediatamente qua, se no ti picchio il sedere. Che brutta cosa che ho appena detto, vi prego, non fate un montaggio con questa cosa. Perché so che potrebbe venire una cosa molto brutta e cringe, che... Ma porca... Ehi, mucca schifo, madonna. Cioè, è peggio della zanzara che ti viene la notte, ok? Che praticamente ti fa... tutto il tempo, là, che tu fai così, no? E non se ne va la zanzara schifosa, non se ne va, porca miseria. Stessa cosa è la mucca di Minecraft, che praticamente viaggia praticamente così, ma non se ne va in direzione dritta per scappare. No, lei praticamente ti gira intorno e ti dà solo fastidio. Porca miseria, Enderman, è tutta colpa tua, e sei tu... Oh, caspita, no, 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 se muoio un'altra volta sono proprio... Cioè... No! Ah, stupido, cretino, idiota, scemo, devi morire, devi subire l'acqua. Vieni qua. Sì, vieni qua. Adesso ti do i pugni. Adesso non chiudiamo il video finché non muore sto Enderman. Cos'è successo? Mangiamo. Ma porca miseria, ti do le bisteccate in faccia, va. Comunque, Dunisiani, io direi che questo video finisce qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché ci saranno molti altri bellissimi video. Non come questo, si spera, perché questo è stato abbastanza fallimentare, direi. Porca di quella miseria, Quindi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Dunisiani, con l'Enderman che sta facendo un casino!